All'ultima partita del girone torna la parecchietta in casa Fabulosi, 5-5 l'avevi detto? Esatto, esatto. Come mai? Vabbè, come mai? Alla fine la partita è stata bella, cioè... Forse il campo magari, pioggia, freddo... No, il campo l'abbiamo sofferto pochino, perché comunque noi giocavamo palla a terra, veloce, molto veloce, quindi comunque ci siamo trovati bene a prescindere dalle condizioni del terreno di gioco. Pareggio, cioè, alla fine è arrivato un po' così casualmente, perché vincevamo fino a pochi minuti a recupero, vincevamo di 2 gol, poi purtroppo 2 disattenzioni sono costate. È andata così, però comunque questo forse è il pareggio che diciamo rispetto a tutti gli altri conta di meno, perché se avessimo vinto forse non sarebbe cambiato nient'altro. Comunque siamo sempre rimasti sopra rispetto agli isotopi, quindi comunque non abbiamo perso niente. Finite il girone, playout, chi affronterete? Penso i Durex, credo. Durex? Sì, un campionato strano questo, perché usciamo con solo quante, 3 o 4 sconfitte forse. Insomma, sono questi pareggi. L'anno scorso ne abbiamo perse di più. Siamo arrivati quinti, sesti quando siamo arrivati. Effetti, e quest'anno è un po' strano, stranissimo, no, una cosa strana. Va bene capitano, dai, alla fine siamo tutti in vacanza. No, sì, io me la pio pure un pochino, perché così mi riposo un po', che come sempre mi scricchio un po'. Bisogna mantenere questa Serie A, perché sennò altrimenti... sì, la manteniamo soprattutto per quello che poi vedremo di fare un attimo in clausura. Vedremo un attimo un pochino cosa vogliamo organizzare veramente. Va bene, auguroni capitano, a te e alla tua squadra. Ciao, alla prossima. Isotopi, pareggio l'ultima giornata di campionato, 5-5 in extremis, ho saputo. Quindi magari eravate sotto. Sì. Come mai questo pareggio? No, perché il primo tempo abbiamo giocato meglio, abbiamo creato di più, però il secondo tempo loro hanno tirato fuori qualcosa, si sono organizzati meglio in campo, poi comunque il campo era un campo difficile. Un po' inagibile, diciamo. Sì, no, la palla. Dica, tu non c'eri. Sì, non c'ero, ma lo sto vedendo adesso, che è un po' che fa schifo. Vabbè. No, la palla andava veloce, quindi scatti, contrasti, diciamo una partita dura. E loro hanno giocato meglio, quindi io direi che il pareggio è risultato migliore. Cioè, nessuno ha rubato niente a nessuno. Pareggio salva i Fabulosi, scusa, gli Isotopi, però tu sei stato ammonito e sei squalificato. Se è un idiota, uno è idiota, proprio non ci beh, di queste cose non è che si non dovrebbero cambiare. Succedere, ma uno è preso alla partita, un ragazzo... Il diciamo, fuoco fu! Uno scontro tra lui e lo piccolo, io ovviamente così, insomma, ti fa prendere il tuo spirito di scuola senza neanche pensarci. Vabbè, dico comunque, giusta così, una munizione per parte. Certo, poteva essere... Dobbiamo vincere! Giovanni, te ne devi andare! Giovanni, te ne devi andare! E quindi metti in difficoltà i tuoi compagni? Sì, potevo essere più furbo, non ci ho pensato al momento e non al futuro. Vabbè, ce la faranno uguale. Vabbè, alla fine vacanze sono. Quando dovremmo ricominciare? Il 16 gennaio dovrebbe essere, o il 9, se non ricordo male. No, credo il 16, cioè, perché voi siete prima degli esami all'università. È diretto. Tanto se taglia non c'è, tu però ci sarà. Sì, sì, certo. Ci mancassi. Sì, c'è sempre la regola del pareggio. Sì, vabbè, però dico. Con chi è sta partita? Non lo so, voi lo sapete più. Forse contro i Roseborg, può essere? Non lo so, come si può. Il secondo posto dei playout. Il primo. Quindi il primo sono loro. No, quindi contro noi siamo il secondo posto. Quindi allora contro i terzultimi forse. Sì. Forse Babel o Atletico Scaglione. Sì. Terzultimi. Siamo i primi. Porca vacca. Sono fabulosi. Hanno vinto loro. Sono il primo posto. Hanno vinto. Cugino. Hanno pareggiato. E sono comunque più avanti per la differenza in re. Va bene ragazzi. poi io vi lascio. Infatti. Vabbè ragazzi, io vi lascio. Auguri di buon Natale e buon anno a voi, la vostra squadra e la vostra famiglia. Va bene? Auguroni. Ciao ragazzi. Ciao.